Rosa, questo è un problema delicato, importante, che segnala la distanza talvolta del processo penale dalla realtà. Allora, questa persona è descritta come abile, furba, in grado di dettagliare le dichiarazioni sulla base addirittura di fatti futuri, quindi di prevedere il futuro e cosa accadrà. E i medici che la visitano e che stimano il suo quoziente di intelligenza lo individuano a livello di 58, quando il minimo è 70. Lei sta in carcere, non riesce, quando esce per eseguire il lavoro esterno, a telefonare perché non è in grado di telefonare. Le colorano i tasti del telefono di 3 colori fondamentali, lei ne preme uno e sa che chiama, non so, il direttore del carcere o la polizia penitenziaria. Non è in grado di riferire la data sua di nascita, stima la distanza tra Erba e Messina in 30 km, insomma, ditemi voi se questa è una persona, diciamo, in grado di ordire un programma delle sue dichiarazioni che scandisce addirittura i tempi, quando deve dire una cosa e quando deve dire l'altra. Se io parlo di distacco del processo penale dalla realtà, alludo proprio a vicende di questo genere. Cioè, dire, tu qualifichi un soggetto come abile, come astuto, come in grado di organizzare una ricostruzione artificiosa dei fatti, ma non sai che ha un fortissimo ritardo mentale, quindi una situazione del tutto incompatibile con quello che viene attribuito a Rosa. Tutte circostanze che noi abbiamo saputo successivamente alla formazione del giudicato, questa persona, però ecco, ci sono affermazioni che implicherebbero la conoscenza reale di ciò che si dice. E quando sono state scritte queste frasi, in realtà non solo non si sapeva del ritardo mentale, non si sapeva nulla. Quindi sono affermazioni e anche costruzioni della motivazione che si poggiano sul nulla. Poi qui per caso accade che si scopra di un coefficiente di intelligenza, di un quoziente di intelligenza addirittura nettamente inferiore al minimo, non al massimo, al minimo, con 58 non è in grado di compiere, diciamo, attività normali, non sa fare operazioni di sottrazione ed è totalmente, o di addizione, ed è totalmente analfabeta, non sa leggere e scrivere.